Il System Reference Document, o SRD, è una sorta di bignami di Dungeons & Dragons quinta edizione, contenente solo l'essenziale del sistema di gioco e rilasciato dalla Wizards per chi intende creare mondi e avventure originali. Comincia da qui il viaggio attraverso gli incantesimi di Dungeons & Dragons. Gli incantesimi pubblicati nell'SRD sono infatti allo stesso tempo il minimo sindacale per far funzionare il gioco e i modelli che gli sviluppatori offrono come punto di riferimento per svilupparne di nuovi. Buonasera, sì, perché anche se per voi al momento in cui pubblico questi video è l'una del pomeriggio, per me che sono a Seul è quasi l'ora di andare a letto. Oggi parliamo di un'altra magia storica, ovvero oscurovisione. È una magia che ha l'effetto di replicare l'omonima capacità innata di alcune razze, ovvero quella di vedere al buio. L'oscurovisione e l'illuminazione in generale sono aspetti del gioco che hanno perso peso in questa edizione rispetto alle precedenti, un po' per i problemi riguardo al sistema di luce e visione che mai mi stancherò di ricordare, ma anche perché rispetto a edizioni precedenti questa visione speciale è stata semplificata. In terza edizione e derivati infatti esistevano vari modi diversi di vedere al buio, di cui la scurovisione era il più potente, l'unico che permetteva effettivamente di vedere nel buio completo, ed era disponibile soltanto ad alcune razze. Per fare un esempio, i dolzinali e elfi non avevano scurovisione, ma visione crepuscolare, cioè la capacità di vedere al lume delle stelle o di una candela, come se fosse pieno giorno. Nell'advanced invece il ruolo della scurovisione era assolto dall'infravisione, che era la capacità di vedere il calore, e quindi distinguere gli esseri viventi a sangue caldo al buio, vedendoli come sagome o macchie di luce. Questa capacità è descritta molto bene nei libri di Salvatore, se vi è mai capitato di leggerli. Si può dire quindi che ci sia stato nella storia del gioco un processo di banalizzazione dell'aspetto riguardante l'illuminazione, forse storicamente considerato frustrante da gestire ai tavoli. Oggi ai tavoli o non si usa l'illuminazione o avere un sistema per affrontare il buio è considerato un requisito in una build, e quindi un incantesimo che concede scurovisione è la compensazione di un handicap. Non viene percepito come qualcosa che conferisce una capacità speciale, ma più come qualcosa che risolve un problema ad un prezzo. Oggi la magia scurovisione è una trasmutazione di livello 2, accessibile a mago, stregone, druido, ranger e artefice. Si lancia in un'azione, ha raggio di contatto e richiede componenti verbale, somatica e materiale. Concede a una singola creatura la scurovisione entro 18 metri per 8 ore. Ricordiamo che la scurovisione in questa edizione significa la capacità di vedere nel buio come se fosse luce fioca e nella luce fioca come se fosse luce normale. Notiamo che questa magia in modo abbastanza deludente ha un singolo bersaglio e non ha modi per aumentarli. Fortunatamente, specialmente nel caso di druidi, maghi e artefici, è utile da caricare nella situazione giusta anche se la vostra razza ha già scurovisione, perché potrete lanciarla su qualcun altro. Sceglierei questa magia su uno stregone e un ranger? No, neanche se mi pagassero. Tale scelta potrebbe al limite essere contemplabile se giocassi in un'ambientazione come Terra Santa, quella che sto sviluppando, che è tendente al low fantasy, e in cui le razze dotate di scurovisione non sono disponibili. In tal caso, questa magia diventa effettivamente un vantaggio e ha il potenziale di far sentire speciale il personaggio che la sceglie. Diffida delle guide che ti offrono molti giudizi e poche informazioni. L'unico modo di vincere a D&D è capire come ogni sua componente può contribuire al tuo divertimento. E ricorda che l'uomo, in fondo, non è altro che una scimmia che gioca.